c'è bisogno di organizzare una rete istituzionale transnazionale per rendere al meglio nella lotta contro la criminalità organizzata e al terrorismo, la cui minaccia è globale. Lo ha detto Jürgen Stock, segretario generale Interpol, parlando a Napoli a margine dei lavori del vertice che vede a confronto i ministri dell'interno e i capi della polizia dell'area balcanica. Rafforzare la sicurezza nei paesi che si affacciano all'UE è un beneficio anche per l'Italia e per Napoli, così il sindaco De Magistris. È importante che venga scelta Napoli per summit internazionali così importanti, in questo caso sulla sicurezza tra l'Italia e i Balcani. È un vertice di livello massimo dei ministeri degli interni coinvolti, dove si parla di cooperazione investigativa, cooperazione giudiziaria, sicurezza europea, contrasto al crimine. Napoli viene scelta, penso, perché è una città che ha un ruolo geopolitico fondamentale. Si trova in Italia, in Europa, è una città che ha tradizionali reti di collegamento con molte città anche dei paesi balcani. Parliamo dell'Albania, parliamo della Serbia, della Bosnia e Erzegovina, della Macedonia, del Montenegro. Quindi, insomma, credo che sia importante tutto questo e siamo grati che ancora una volta venga scelta Napoli. Presente all'incontro anche Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle. Fondamentale favorire questo processo di integrazione e di inclusione nell'Unione Europea di questi paesi è la cooperazione in ambito di polizia, proprio per gestire quell'assetto fondamentale che è la sicurezza. È uno degli elementi essenziali. Noi siamo partner privilegiati in questo processo anche grazie a questi progetti IPA di cooperazione e collaborazione. Stiamo dando un supporto ai paesi dei Balcani occidentali proprio nel aumentare anche la fiducia tra polizia e cittadini, che è un elemento che aumenta anche la sicurezza in questi paesi, che non è un bene astratto, un concetto astratto, ma un'esigenza individuale e collettiva reale. Ancora contrasto al lavoro sommerso al centro di un servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e svolto dai militari delle stazioni del territorio insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro. A Napoli i carabinieri della stazione di San Pietro a Paterno hanno denunciato due imprenditori impegnati nella realizzazione di un ristorante all'interno del terminal arrivi dell'aeroporto di Capodichino. Il primo non rispettava alcune normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Stesse violazioni accertate per il titolare della seconda ditta, tra cui dipendenti c'era anche un lavoratore in nero. Ha appena 16 anni invece una dei 20 dipendenti in nero individuati dai carabinieri della tenenza di Arzano in una ditta tessile del posto. Dei 30 impiegati, 20 erano senza contratto e senza copertura previdenziale assicurativa. 4 dei lavoratori irregolari percepivano anche il reddito di cittadinanza. A San Gennaro Vesuviano poi i carabinieri hanno denunciato un cittadino di origini bengalesi poiché impiegava nel proprio ufficio 5 connazionali in nero. E infine a Roccaraino le carabinieri hanno controllato 2 ditte di estrazione di materiale nelle cave del territorio. Dopo 17 anni torna il tram. Ogni giorno da Poggioreale a Piazza Municipio i mezzi della linea 1 e linea 4 dalle 5.45 alla mezza serviranno ogni 10 minuti un'importante fetta di cittadini che potranno lasciare a casa l'auto e puntare su un trasporto green e sostenibile, come spiega il vice sindaco Panini. Torna oggi la linea 1, una linea 1 nuova, ripristinata, bellissima, ma fra alcune settimane partirà finalmente la linea 4. Poi presenteremo un piano di incremento delle linee tranviarie e di filobus con l'obiettivo da un lato di dare più servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini napoletani e nello stesso tempo, togliendo nafta dalle strade, di contribuire concretamente a contrastare i cambiamenti climatici. Uno sforzo importante, quello di ANM, che metterà a disposizione da subito per la città un servizio aggiuntivo ad autobus e filobus. Questo è il pensiero dell'ingegner Pascale e di Amedeo Manzo di Napoli Holding. Un'opportunità che stiamo cogliendo prontamente, nel senso che non appena è stato possibile, visto l'avanzamento dei lavori su Via Marina, riattivare anche parzialmente, però riattivare, il tram lo abbiamo fatto, non è stato semplice, abbiamo dovuto realizzare in collaborazione con il Comune uno scambio apposito a Via Nuova Poggioreale, è tutto pronto, è stato tutto verificato dall'Ustif, ripartiamo. Uno step 1, salvare l'azienda, un'opera
credo meritoria per la città, per il servizio pubblico e per salvare tanti posti di lavoro. Ora c'è la seconda fase, la fase della qualità, che passa per tanti piccoli atti. Questo di stamattina è solo uno dei tanti che vedrete nell'anno 2020-2021. La linea 1, poi seguirà la linea 4 con altri tram, i nuovi pullman, nuove fermate della metropolitana e soprattutto l'arrivo del metro. Ci vuole un rinnovato senso di appartenenza, tutto il management sta lavorando, il personale, mettere da parte divisioni, ma mettere soprattutto al centro l'uomo, la città di Napoli e i napoletani. Confesercenti Campania e la COSVIG, Consorzio Sviluppo Garanzie, grazie al sostegno delle banche locali, hanno contribuito a erogare oltre 50 milioni di euro ad oltre 12.000 imprese campane nel 2019. L'annuncio è stato fatto nel corso del convegno Il ruolo delle banche territoriali nello sviluppo delle PMI campane mediante il sostegno dello strumento della garanzia MCC. Sede dell'iniziativa la sede di Confesercenti Campania. Il presidente Vincenzo Schiavo. Fondamentale per Confesercenti avere rapporto con le banche del territorio. Oggi abbiamo bisogno di spingere l'economia del territorio e dobbiamo crederci tutti insieme. Le banche che nella loro mission hanno la necessità di dover finanziare il credito alle imprese sane, noi di Confesercenti gli presentiamo un parterre di imprenditori che hanno bisogno di economia. L'anno scorso, grazie a Confesercenti, sul nostro territorio abbiamo erogato oltre 50 milioni di euro alle nostre imprese, oltre 7.000 imprese hanno avuto credito, queste 7.000 imprese danno lavoro a oltre 3.500 lavoratori, quindi abbiamo creato una filiera sana, diamo economia alle imprese, diamo spinta economica alle attività del nostro territorio, quindi accordi con le banche del territorio per stare a fianco alle imprese del territorio. Nel convegno si è sviluppato un focus insieme agli altri istituti di credito che in questo momento stanno sostenendo le PMI sul mutuato fabbisogno finanziario delle imprese campane alla luce dei dati consuntivi 2019, con uno sguardo alle stime per il 2020. Al convegno hanno partecipato anche Marco Donoffio, direttore GOSVIG Italia, Luigi Tagliafierro, responsabile della banca digitale Banca Igea, e Domenico Ranieri, presidente di Odcheck Nola, che ascoltiamo. I commercialisti, se ovviamente le banche hanno un ruolo predominante nell'ambito, insomma, nella funzionalità del panorama economico, sicuramente i commercialisti sono esattamente l'altra sponda, quella di riferimento di ogni singola azienda, micro, grande, immensa, media. Il commercialista, insomma, ha una sicuramente figura principale, soprattutto in questo momento di grande incertezza politica, e ovviamente tale incertezza si riflette su quelle che sono le problematiche anche della nostra categoria. Si chiama Max, Mecenati per l'Arte, il Cinema e lo Sport, la nuova associazione lanciata da qualche settimana dal notaio Roberto Dante Cogliandro, che già raccoglie numerosissimi imprenditori, professionisti, intellettuali e uomini della società civile in tutta Italia, che vogliono essere al fianco del pubblico nella promozione e la valorizzazione della cultura. L'iniziativa di stasera è una delle tante che metteremo in pista nei prossimi mesi rispetto al coinvolgimento di professionisti, imprenditori, e rispetto alla passione per l'arte e rispetto alla possibilità di poter direzionare una serie di tasse da pagarsi anziché pagarle con un emblema al Ministero dei Beni, al Ministero dell'Economia, darle al Ministero dei Beni Culturali, e si può ammodernare tutto, anche la piccola statua, anche il piccolo portale, anche la piccola panca nella chiesa può passare attraverso il mecenatismo familiare. Ieri la presentazione a margine della conferenza Ipotesi e tecniche applicative dell'Art Bonus e mecenatismo culturale. Al centro del dibattito illustrati diversi importanti casi di positivo utilizzo dell'Art Bonus. A parlarcene Giovanni Lombardi, presidente di Tecno, e Paolo Giulierini del MAN. È importantissimo che associazioni come queste sensibilizzino l'utilizzo dell'Art Bonus. Noi come gruppo industriale, il gruppo industriale Tecno, già l'abbiamo utilizzato da qualche anno grazie al progetto Rivelazioni di Borsa Italiana. Abbiamo avviato il restauro grazie all'Art Bonus di un Tiziano delle Gallerie di Venezia, poi siamo passati a Capodimonte insieme a tutta una serie di aziende e infine siamo andati all'interno delle Gallerie di Genova. Riteniamo che noi imprenditori
la ricchezza che viene prodotta nelle aziende debba essere distribuita sul territorio. Una sfida da vincere, perché c'è da recuperare un po' di terreno rispetto alla dimensione settentrionale, però le forze in campo sono equipollenti o forse superiori. I musei che ha la Campania, la Reggia di Caserta, Capodimonte, ma anche tutta la rete dei musei minori possono e devono attrarre il sistema Arte Bonus, e siamo qui per cominciare un cammino di impegno per raggiungere obiettivi al passo con il settentrione. Nasce Insieme per l'Ambiente, un'associazione di esperti per la sostenibilità e l'economia circolare. Da Bagnoli alle mille emergenze ambientali, al Via un'associazione di professionisti, ex ARPAC, che prenderà per mano i problemi più urgenti del territorio. I problemi ambientali nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, rappresentano una gravissima e urgente emergenza da affrontare, avendo a disposizione le migliori competenze. La bonifica dell'ex sito Italsider è uno degli esempi più eclatanti. L'obiettivo dell'associazione degli ex dipendenti ARPAC è proprio questo: vuole essere un punto di riferimento all'interno del quale poter avviare delle maggiori professionalità verso questo settore. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Antonio Tosi, già direttore generale dell'ARPAC, che è membro del comitato promotore dell'iniziativa. Il senso di questa associazione è quella di riunire tutte le professionalità che, ahimè, sono andate in pensione, o giustamente sono andate in pensione, e che invece sono estremamente interessanti come supporto e come programmazione per il futuro, per quegli enti, quelle società, per il sistema produttivo, ma anche da un punto di vista proprio di educazione ambientale, che noi pensiamo di portare avanti, di supporto laddove praticamente gli enti che sono preposti al controllo non possono intervenire, mentre noi invece possiamo metterci a disposizione. Professionisti per l'ambiente dunque, che hanno illustrato i propri obiettivi nel corso di un convegno che si è svolto a Villa Doria d'Angri presso l'Università degli Studi Partenope. Insieme ai promotori dell'associazione c'erano infatti gli ex assessori regionali all'ambiente Ugo De Flavis e Angelo Grillo, il commissario dell'ARPAC Stefano Sorvino, l'ex direttore dell'Agenzia Nazionale dell'Ambiente Giorgio Cesari. Ricordavo con qualche amico l'esperienza di quando iniziammo anche con il Ministero dell'Ambiente per le ecoballe, per i rifiuti, una campagna ancora da vincere, per carità, però quello che è il substrato organizzativo, procedimentale, professionale, chiaramente è stato di grande aiuto. In questo permettetemi di fare un elogio al nostro Tosi, che ha saputo veramente dirigere con grande attenzione tutta l'ARPA. Creare percorsi formativi gratuiti altamente professionalizzanti per giovani diplomati in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente dal settore della moda e del design. Taglio del nastro per il secondo anno del biennio di formazione per i giovani che hanno superato la selezione per partecipare ai corsi di specializzazione in abbigliamento sartoria uomo, calzature e pelletteria e fashion communication finanziati dalla Regione Campania. 2000 ore di formazione, di cui 800 in stage aziendali, a disposizione di oltre 60 giovani tra i 18 e i 35 anni già in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. L'iniziativa è stata presentata presso la sede dell'Accademia della Moda di Napoli, dove si svolgono i percorsi formativi realizzati dalla Fondazione ITS Campania, nata dal partenariato tra imprese del settore tessile abbigliamento e calzaturiero e gli enti locali, insieme alle università, le agenzie formative e le associazioni di categoria. Un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato evidenziato dall'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. L'ITS è un sistema che funziona, in Campania ci sono 9 ITS che stanno dando delle opportunità ai nostri ragazzi. È un sistema che avvicina quelle che sono delle istituzioni scolastiche, ma naturalmente anche enti di formazione e aziende. Questa poi è la chiave che può consentire ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro. All'inaugurazione dell'anno accademico ha preso parte anche l'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani.
I percorsi ITS sono sicuramente una ottima novità nella nostra regione, ma si inseriscono in un sistema virtuoso. Penso al sistema duale che ha portato dei corsi anche in questo settore delle calzature, della moda, ma anche una serie di strumenti che poi sono a disposizione di tutti i giovani della nostra regione che una volta terminati questi percorsi di studio vogliono entrare nel mondo del lavoro. Un modello di formazione innovativo adottato anche in altre realtà professionali, come evidenzia il direttore dell'Accademia della Moda di Napoli, Michele Lettieri. In Accademia noi abbiamo sia percorsi triennali, percorsi specialistici, per questo crediamo molto nel modello, diciamo, classico a 5 anni di studi. Sul ruolo dell'ITS è intervenuta la direttrice della Fondazione, Tania Castiello. L'ITS attualmente sta gestendo tre corsi di specializzazione, uno nel settore delle calzature, l'altro sartoria maschile e l'altro sulla comunicazione, tutto ovviamente in direzione del settore moda. Ha fatto tappa a Caserta e Largo San Sebastiano il progetto Tavi e Vita, promosso da Medtronic, ideato e realizzato da Gise e Sic, che per la prima volta vede il coinvolgimento dei medici di medicina generale locali e volto a sensibilizzare le istituzioni, la comunità medico-scientifica e l'opinione pubblica sulla stenosi aortica e sulla TAVI, campagna informativa che si rivolge a tutti ma che ha un particolare focus per le persone anziane, come confermano i cardiologi Francesco Cesaro e Giuseppe Mercone. L'anziano, la medicina, si è inventato questo termine di fragilità, cioè il paziente anziano rispetto agli altri pazienti è un paziente più fragile. Quindi qualsiasi soluzione interventistica che andiamo ad affrontare va impatta con questo parametro che è la sua fragilità e quindi dobbiamo essere molto attenti a valutare le soluzioni e l'entità dell'intervento che andiamo ad adottare. Sostanzialmente una buona visita cardiologica e un esame ecocardiografico possono risparmiare grossi guai per il futuro e, ripeto perché questo è importante, migliorare la qualità di vita dell'ammalato, aggiungere vita agli anni che questi pazienti devono ancora vivere. Il progetto si inquadra nella settimana della salute che si concluderà domani a Napoli. Cardiologi interventisti del Gise e cardiochirurghi del SIC, nel caso di Caserta provenienti dal locale ospedale, e medici di medicina generale del territorio sono stati a disposizione dei cittadini per visite, consulti gratuiti e per distribuire materiale informativo. Le parole del cardiochirurgo Francesco Tritto. Il risultato è l'effetto finale di una nuova tecnologia che sicuramente può giovare in termini di risultati e di soddisfazione dei pazienti. Lei mi ha chiesto dei pazienti anziani. In realtà stiamo lavorando affinché, ed è la comunità internazionale che ce lo dice, questa terapia possa essere ampliata a un maggior numero di pazienti e possa prendere il sopravvento sulla terapia chirurgica classica tradizionale. Le professioni sanitarie rappresentano una forza cardine per il Servizio Sanitario Nazionale e l'efficientamento del sistema passa anche attraverso la valorizzazione delle loro competenze e dell'autonomia professionale. In particolare la sanità della Campania si avvia, dopo 12 anni di commissariamento, a una nuova stagione in cui sarà necessario porre al centro proprio il capitale umano. E questo è il tema al centro dell'evento che si è tenuto nell'Aula Magna di Biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli e realizzato da Motore Sanità in collaborazione con FIASO e con il patrocinio della Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, Anna Iervolino. Le professioni sanitarie, dagli infermieri ai tecnici, ai fisioterapisti, hanno tutti un ruolo assolutamente determinante in questa che a me piace definire una vera missione per il pubblico. Noi vogliamo costruire una sanità assolutamente umana, cioè vicina al paziente, e come anche ha detto Papa Francesco, proprio le professioni sanitarie sono coloro che sono più vicini ai bisogni di cura dei nostri pazienti. Sul tema delle risorse umane è intervenuto Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità. È pronto soccorso, l'80% degli accessi, e parliamo di decine di migliaia di accessi, centinaia di migliaia di accessi in Regione Campania, sono codici bianchi e codici verdi, cioè sono patologie che non dovrebbero proprio arrivare in pronto soccorso o in ospedale. Questa è la sfida del prossimo futuro e col nuovo patto per la salute è stato individuato anche un nuovo ruolo molto più importante
più confacente alla professionalità dei nuovi infermieri.